Non credo che il decreto 113 del 2018, l'effetto negativo di questo decreto sia soprattutto lo smantellamento del sistema SPRA, perché probabilmente bisogna inventare degli strumenti diversi e più efficaci e effettivamente applicabili su tutto il territorio del nostro Stato. Muratore. Solo due parole, ma due veramente, perché secondo me il consigliere Smeraldi ha toccato un tema vero, il tema dello SPRAR, che come appunto dicevo prima, non è che l'accoglienza funzioni benissimo, sia tutta il sistema dello SPRAR presenta dei limiti come che sono evidenti e che il consigliere Smeraldi diceva non funziona dappertutto, ed è vero. Io faccio però un passo avanti rispetto a questa considerazione che condivido e che mi porta ad essere contraria alla decisione di smantellare lo SPRAR. Non abbiamo il modello alternativo, cioè se smantelliamo lo SPRAR, non vogliamo riformarlo, non vogliamo modificarlo, va bene, lo cambiamo perché non ci piace, legittimo, ma cosa c'è da quell'altra parte? E questa mi sembra una modalità abbastanza consueta da parte di questo governo. Il cambiamento, ci mancherebbe altro, ma come cambiamo? Lo SPRAR va rivisto, come va rivisto? Il sistema dell'accoglienza diffusa va rivisto, come? Perché la dobbiamo continuare a fare. È vero che arrivano meno profughi, è vero che, però ci sono, quelli che arrivano ci sono. Non ci sono più le telefonate della prefettura, questo per fortuna già da un po', che ci dicono ho 25 profughi, sindaco, adesso lei deve trovare dove metterli, e arrivano alle 6 di stasera e bisogna che troviamo il posto. Non ci sono queste emergenze da un po' di tempo, e questo ci consentirebbe di ragionare meglio sulle modalità dell'accoglienza. E l'accoglienza diffusa non è solo lo SPRAR, ma è anche tutto il resto, Filippo, cioè non è solo quella. Accoglienza diffusa in senso generale, non è solo prescritta dallo SPRAR, che non, peraltro non la prescrive neanche, ma è una scelta che rispetto anche al CAS o quello che era prima Mare Nostrum, insomma. Quindi davvero quello che manca e quello che mi trova d'accordo con questo punto dell'ordine del giorno è proprio il fatto che si dice chiudiamo lo SPRAR, ma poi ecco questo. Caroli. Bene, grazie. Gli interventi che vi sono stati mi hanno dato l'occasione per alcune riflessioni. Qui credo che sarebbe, almeno per parte mia, sbagliato che ognuno di noi si dovesse appiattire su delle posizioni del Ministro degli Interni o sulla posizione del Sindaco di Lodi, eccetera. Perché tante di queste sono inaccettabili e quindi personalmente ritengo che faccio mie le parole di Gianaroli, cioè quindi credo che il provvedimento, per quel niente che ne conosco del sindaco di Lodi, sia un provvedimento sbagliato. Credo che la maggior parte, penso, delle azioni che ha fatto il sindaco di Riace, credo, mi risulta, siano buone, ma come diciamo in tutte queste cose, lasciamo che poi la magistratura faccia poi delle verifiche, perché io non ho il piacere e neanche la capacità di conoscere, quindi non voglio dire che è il mio idolo. Mi pare che abbia fatto un buon lavoro, credo che sostanzialmente sia stato da fare, però aspettiamo che la magistratura faccia tutte le proprie verifiche come il caso. Ma poi anche le posizioni di Salvini, personalmente le ritengo non condivisibili. Metto da parte queste cose però per dire che, ahimè, una certa situazione nel nostro paese che si è venuta a creare, probabilmente perché chi fa politica
ad un determinato livello, ha creato una situazione di contrapposizione, anche reazione di pancia, che paga molto rispetto a un problema reale che esiste. Perché oggi ci dobbiamo interrogare se siamo capaci del perché questi atteggiamenti di reazione stanno trovando il consenso di larghi strati di popolazione. Quindi questo è un fatto. Cioè, mentre qualche tempo fa uno poteva dire no, questo è un problema di una minoranza, in realtà una minoranza di fatto non l'è più, perché o per un verso o per l'altro, in una logica di condivisione al limite anche su temi del governo, si arriva a dire che è un pensiero che non dico che sia coinvolga completamente tutti, ma abbiamo un 60% della popolazione che la pensa in un determinato modo, e questo può essere anche un problema da valutare. Allora io dico questo, proviamo a guardare un problema reale che credo che ci possa unire tutti, perché se noi ci troviamo in questa sala per fare ancora qui il discorso delle bandiere, credo che perderemmo un'occasione. Allora io provo a formulare una mia proposta, che è questa. Allora, proviamo a dire che, e partiamo dall'affermazione che ha fatto oggi il Presidente della Repubblica, alla conferenza Italia-Africa, e credo che bisogna partire da qua, stiamo di fronte a una situazione che non è normale, cioè noi non possiamo non interrogarci del perché vi debbano essere al mondo delle persone che attraversano dei continenti a piedi, che in qualche modo attraversano un mare mediterraneo sopra un canotto, e che la maggior parte, buona parte di questi muoiano, e questo è il problema che ci dobbiamo porre. Dopodiché parliamo anche dell'accoglienza, ma questa emergenza nel mondo vi è da 20 anni, cioè, quindi chiamiamola pure emergenza, ma però vi è un problema politico che non si è capace di risolverlo. Allora, prendiamo un elemento oggettivo. Vi era il sistema SPRAR, che ha determinato, e lo condivido, nell'Unione Terra di Castelli si è fatto dell'azione all'inizio, quando i sindaci attorno a un tavolo, e ricordo che tra di noi l'abbiamo anche rimpianto come metodo, che abbiamo detto quando siamo stati coinvolti tutti ci siamo un po' dati da fare, gli sindaci che erano già i presenti in quel momento ne possono dar conferma, tutti abbiamo fatto qualcosa e quindi abbiamo fatto uno sforzo collettivo, quindi quello mi pare che sia stata una buona azione, ma evidentemente sì, volevo dire, mi riferisco al proprio le prime, sì, 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 proprio al primo, cioè quando ci siamo trovati. Esatto, sì, abbiamo capito la situazione. Quindi vi è stato uno sforzo equilibrato dei nostri comuni, ma credo che i nostri comuni non rappresentino l'Italia. Tant'è che a un certo punto è arrivata la regola per cui a un certo punto non si è più decentrata la decisione, ma si è accentrata la decisione, al punto che siamo arrivati a una situazione sicuramente paradossale, che è quella che il sindaco non apprende che sul proprio territorio arrivino delle persone, ma anche questo è una cosa anomala. Questo trasferire ai prefetti questa competenza fa sì che gli amministratori non hanno titolo per dire, per conoscere, per sapere, e questa è comunque un'anomalia, è veramente una situazione da emergenza che non può questa emergenza durare degli anni, però lo Stato ha ritenuto di far passare attraverso i prefetti quali paracadutano delle persone, perché così è. Comunque vi era un sistema. Mi sono documentato appena un poco, il Mare Nostrum è durato un anno soltanto, un anno e pochi mesi. È stata un'operazione solo dell'Italia, che ha avuto il sostegno solo della Slovenia, e quindi la dice lunga, e gli è costata solo all'Italia, perché è l'unica che si è fatta carico di questo problema, 9 milioni di euro al mese per 12 mesi. Cioè l'Europa non c'era, quindi voglio poi arrivare lì, cioè la mia conclusione vuole arrivare lì, cioè non mi interessa mettermi contro un italiano, consentitemi di dire, ma non nelle posizioni, non so neanche l'altezza, ma non nelle posizioni alla Salvini contro l'Europa, ma credo che una mente onesta debba dire che l'Europa è assente su questo tema, sul Mare Nostrum non ha fatto nulla, per un anno vi erano il denari dei contribuenti italiani a pattugliare il Mediterraneo, 9 milioni di euro all'anno e solo la Slovenia, al mese, pardon. È partito l'operazione Triton,
che ha allargato la questione, perché l'Italia non ce la faceva più, si è ritirata, e qui, lasciata da sola a meno della Slovenia. Il costo dell'iniziativa è molto di meno, per dare l'idea anche dello sforzo che faceva l'Italia da sola, guardiamo che quello che hanno fatto dopo col Triton, stiamo parlando di 3 milioni di euro al mese, cioè in 15 paesi su 28 pagano tutti insieme un terzo di quello che l'Italia ha sostenuto in un anno. E quindi, e anche su questo abbiamo, su 28 paesi dell'Unione Europea, solo quindi la metà, poco più della metà, aderiscono a questo. Allora, quello che io credo che sia opportuno, credo che sarebbe saggio in questo nostro consesso, per quanto possa valere una nostra determinazione, è fare nostra l'affermazione del Presidente della Repubblica che dice: è un'emergenza, ma governare un fenomeno rimuovendone le cause, io credo che noi dobbiamo spostare l'emergenza, ok, parliamo anche dell'emergenza, ma proviamo a vedere se riusciamo a rimuovere le cause profonde che dice il nostro Presidente. Ribadisco, rimuovere le cause profonde. Conclude dicendo così: dobbiamo sostenere attivamente le politiche di cooperazione con i paesi africani, volte ad affrontare le cause che spingono le persone ad abbandonare i propri paesi e a regolare la gestione dei fenomeni migratori, contrastando i trafficanti di esseri umani e tutelando i diritti umani. Allora è questo che dobbiamo porci il problema. Chi è che in questo momento chi è che non si impegna contro questa tratta delle persone? Chi è che non fa la propria parte di fronte a questi fenomeni epocali? E quindi io credo che noi dovremmo, e credo che su questo potremmo sicuramente trovarci tutti d'accordo, nel senso di richiedere che quei 15 su 28 che fanno l'iniziativa oggi su Triton, dobbiamo auspicare che non, diciamo, di reazione, come sta facendo il Ministro degli Interni, di rottura con l'Europa, noi dobbiamo auspicare che il nostro governo vada in un dialogo costruttivo con l'Europa, affinché tutta l'Europa si faccia carico di questo problema, perché abbiamo capito che non è solo un problema. Oggi il migrante, la politica di aiuto al migrante non appartiene a tutti, lo vediamo, il telegiornale ce lo dice, guardiamo quello che avviene in mare. Allora io credo che noi potremmo trovare un'occasione, anziché dire chi è pro Salvini o contro Salvini, io credo che dobbiamo essere consapevoli che in questo momento, come italiani, ma tutti i suoi bravi 60 milioni, debbono auspicare un rapporto corretto dell'Italia verso l'Europa. Grazie. Altri interventi? Pesci. Sì, ma l'ordine del giorno più che politico, cioè è politico come tutti gli atti che più o meno vengono discussi qua, ha sicuramente però un contenuto generale, forse questa è la definizione più corretta, nel senso che anziché trattare esplicitamente un problema inerente all'Unione, del nostro territorio qualsiasi, tratta un problema che in realtà riguarda tutto, cioè tutta l'Italia sostanzialmente, perché il problema, come è stato detto anche negli interventi precedenti, è qualcosa che interessa tutto il territorio e il territorio nazionale. Però è anche vero che forse lo spirito che animava un po' questo ordine del giorno qui era che anche i problemi generali, che molto spesso vengono affrontati in tavoli diversi, più ad altri livelli, più grandi, un po' come ricordava il sindaco Caroli adesso, hanno inevitabilmente delle ripercussioni concrete anche sul nostro territorio, anche direttamente e indirettamente, e spesso con scarsa capacità da parte delle amministrazioni di fronteggiare. È stato ricordato più volte dai sindaci e degli amministratori le vicende degli anni passati, quando i prefetti imponevano di fatto ai sindaci di reperire i posti per i migranti che arrivavano con un pochissimo preavviso. In quel caso lì, a meno che non ci volessero mettere appunto i pullman di traverso o organizzare barricate come è stato fatto a Gorino nel Ferrarese, vi ricorderete, qualche tempo fa, i sindaci dovevano in qualche modo adempiere, insomma, a questa richiesta, che erano richieste che nascevano in una situazione emergenziale, di logica emergenziale. Io credo che il pregio degli SPRAR, apro una parentesi, non penso che all'interno dell'ordine del giorno ci fosse un'edulcurazione del sistema SPRAR, che come tutti
questi progetti, questi sistemi è perfettibile, ha dei difetti, ha dei problemi, e l'ha ricordato bene il sindaco Tanari prima, dipende anche molto dalla buona volontà di chi si trova a gestire sul territorio il progetto e da come viene, e da come viene gestito. Non è una formula o un modello che garantisca automaticamente il successo, dipende da come viene implementato. Però è altrettanto vero, e l'ha sottolineato in maniera esplicita la Presidente, che il modello di accoglienza diffuso, di seconda accoglienza, che si impernia sullo SPRAR da diversi anni, è al momento, io credo, noi crediamo, il sistema migliore di accoglienza e di integrazione degli stranieri che c'è in Italia, ovvero non si intravede un modello alternativo della stessa caratura o dello stesso tipo, perché quello su cui interviene il decreto Salvini, lo chiamo così per semplicità, è di un restringimento delle maglie dello SPRAR che da un punto di vista soggettivo riduce il numero delle persone e le categorie, le tipologie di soggetti che possono accedere al sistema, ma dal mio punto di vista, e questa cosa mi spaventa, non delinea un sistema alternativo o peggio, il modello alternativo che delinea è quello dei grandi centri tipo i CARA, i CAS eccetera, che purtroppo già conosciamo per essere centri in cui molto spesso le persone vengono ammassate.